contadino, i miei erano contadini, mi ero un tornitore artigiano. Il lavoro della forgia me l'ho scelto me, perché non so, no, perché per lavorare ancora, dimostrare alla gente come una volta l'artigiano lavorava. Fare ancora il ferro come faceva i vecchi artigiani, che non erano mezzi di saldature. Questo comporta una vera difficoltà per l'artigiano. E me mi sono posto di lavorare in quella maniera. E l'ho fatto. Questo è il mio proposito. Questa è la mia ricerca. Dopo, a far sempre robe, prima robe artigianali, poi arrivare fino a fare la forma antropomorfa, vuol dire che somiglia a un omenetto, no? Tutto lì è il perché mio fate il quadro. Questi sono due trapezisti forgiati in un pezzo unico, che è composto da chiodi. Ecco, quel tema qui sarebbe due trapezisti nell'atto di fare la voltaggio, no? Ecco, questi sono sempre pezzi fatti nella maniera che si diceva. Ma quel che mi intendo fare è forgiare in un solo pezzo, senza le saldature, qui è la dimostrazione. E con questo criterio mi ho fatto tutto fino ad arrivare alla scultura, a questa forma qui, che chi si usa è una difficoltà diversa che fare. Perché uno si accinge a sto tanto, che dentro non si sa, lo fa per fare tanta fatica e tanta gioia. Tanta fatica e tanta gioia, come diceva un grande, no? Bisogna divertirsi, che i grandi maestri che dice a fare anche Manzulati, stesso Manzulati, che quando si fa qualcosa bisogna divertirsi, perché non deve essere l'arte, non è un sacrificio, è una gioia, è la gioia di fare. Senza fatica non si si diverte. L'ho fatto per divertirmi, tutto lì. Ho un modo di consultare pacchi dei libri, vedendo i nostri artigiani quel che ha fatto, io continuavo con quel messaggio lì, sempre ferro forgiato, così chiamato. Questa figura che non la vede come forgiato, no? La vede come sculturetta, ma la sua bravura è perché l'hai fatta fra l'inquidine e il martello. La emasse fra l'inquidine e il martello. Questo ben difficile dentro della mentalità della gente, perché la gente li accolge dalla figura e non dalla fatica. Quel boccia che nasce tutto tonto, come si può dire, con la testa nelle nuvole, no? È visto un po' così, non è visto proprio di lì, ma questo qui non è normale. Ma lì dentro macinevo qualche cosa. E dopo arrivare a una certa età, prima faceva i giochetti dei pudelotti, come si chiamava, così si faceva col fil de fer, e dopo arrivare a una certa età mi sono messa a creare questa roba, ma sempre inconscio di dire ma mi favo, mi prego, che sono cascato dentro così. Quando aveva 8-10 anni, con la punta della Forbes di mia mamma, col coltello dei calmi di mio padre, roba che dopo le avevo cacciapare, ho fatto tutte le statuette del presepio, dunque attrezzi che ne avevo molto pochi. Perché mi ero nato contadino, dovevo fare il contadino e non me ne va denaro drio alla terra, che mi diceva piuttosto che fare quelle stupidaggini qui, va a sapare le vigne.
Io non sono nato contadino, sono nato per qualcos'altro. E questa figura, mi vengo da quella figura lì, dal boccia che non... che non aveva niente. Perché un pugerotto che aveva in testa? Arrivava a una certa età, avevo la forgia e le mamme, e lì me la sono fatta tanti degli attrezzi. Ecco perché, che come una vendicazione del vino Ferrero, del vino Torbuli, no? Che fereva i boi, e mi lasciava andare nella sua bottega a forgiarne qualcosa. Siccome che non aveva scarpei, non aveva cesei, non aveva punteruoli, non aveva tinaia, non aveva fatto tutto, da là alla Z. La mia era sempre via, questo pitelotto. Per me è stata una gioia. Questa è la mia restata, la forgia, perché lei era la tenaia del vecchio Lucchetta, dei artigiani Lucchetta che faceva cari. E mi ero un pochettino di casa, brava e bravissima gente, e mi faceva fare quel che vuoi, insomma, no? Mi devo riconoscere che mi, sti Lucchetti è sta persone straordinarie. Il veglia, le acciaierie grasse, e le e costa tre volte di più di un altro inquilino. Allora questo è stato quel meccanico delle biciclette. Per sbaglio si voleva comprarsi un inquilino. E siccome se la comprano non gli serviva, insomma, a me me la sa a prezzo di costo. E voleva tre volte di più di altri inquilini. Infatti il canzone straordinario. Però va tre mesi li pagano, eh. Niente che gli altri inquilini, senti che gli altri inquilini che per lavorare, siccome non avevo il garzon, dovevo portare l'acciaio su un inquilino qui e l'altro, e con i scarpei per vestirmela in mano. Non è che batteva così, no? Dopo potevo, ecco che mi... il mio... meritante è quell'altro inquilino, le tre piedi, no? Il registro che si può alzarlo. Sì. E famiglia in dialetto vuol dire famiglio, no? Tutti gli artigiani, fabbrica e famiglia, per non mettere lì il ragazzo, come si chiama, il boccia che chiamava, sì, a tirarne la forgia i pezzi, gli metteva. Pensa nella forgia così, poco il famei, che lo appoggiava su, e intanto che si scaldeva il ferri poteva fare qualcos'altro. Teve dei ferri, ferri di coval, ferri da boh, da due, e dopo faceva altri attrezzi da contadino. Io non sono scultore, e non sono neanche capitore, e non sono neanche carichetta, non so cosa sono, però ho fatto la coresmi. Dopo aver fatto il ferro così, bruciando questo famoso olivo che tutti... E l'olivo ha queste caratteristiche, che ha dentro tanta... l'aiuta un po', la stimola un po' la forma. Ecco, da un tocco di olive brut toglie il guasto, toglie quel che non serve, e il rimanente fa una scultura. La dovrebbe venire brutta, no? Invece la è... la aiuta un po' a... sto facendo qui, non per altro. Quel che mi ha dato l'olive, questo qui è tutto dell'olive. Una raice che lo batte via le più barbole che lo batte via, non dovevo, ma io men dopo, dovevo lasciarla tutta... grezza? Grezza, no? Questa era una radice di Noghera, senti che è l'isera, ho fatto questa qui. Tra la che si dice, il brutto dei legni, la struttura del legno, mi che coglieva dentro tutte queste robe. E qui si vede, no? Comincio che mi perdevo, prima il tocco di lei che mi diceva cosa fare.
Il grande è la chiesa di Dio, è nel cuore dell'uomo, vuol dire se l'uomo dentro che è verità, che è amore, che è chiesa, che è Dio. E se non è verità, se non è amore, Dio non c'è, rimane solo ipocrisia.